statistica. Nel terzo studio, come spiegato inizialmente, abbiamo confrontato l'allenamento a prevalenza tradizionale con un allenamento dove i soggetti effettuavano solo delle accelerazioni e delle decelerazioni. Il lavoro a prevalenza tradizionale, però, in questo caso, ha subito delle leggere modifiche rispetto a quello proposto nel secondo studio. Venivano effettuati, infatti, sempre degli esercizi balistici, dove in fase di partenza venivano alternate delle azioni bipodaliche ad azioni monopodaliche. La differenza, però, principale è che in questo caso non è stato effettuato nessun esercizio su superfici instabili. Infatti, la stabilizzazione veniva ricercata con frenate monopodaliche e arrivi in torsione. Ad esempio, come in questo caso, la girata veniva effettuata con partenza bipodalica o anche monopodalica e arrivo monopodalico. In questi due esercizi, invece, dopo un salto si chiedeva al soggetto di abbinare ad una frenata monopodalica un arrivo in torsione. La differenza è che in questo caso lo stimolo era principalmente verticale, mentre in questo caso principalmente orizzontale. Lo stesso concetto valeva anche per gli altri esercizi di push press o di strappo e anche degli altri effettuati nel lavoro. Per quanto riguarda la stabilizzazione, secondo quanto riportato da alcuni studi, le frenate monopodaliche e gli arrivi in torsione stimolano la capacità appunto di stabilizzazione e consentono allo stesso tempo di sviluppare elevati livelli di forza. Inoltre, nessuno sport prevede che i giocatori si trovino in equilibrio su una Swiss ball o su una Bosu, ma soprattutto per ottenere degli adattamenti specifici, diversi autori consigliano di proporre gli esercizi di stabilizzazione su superfici uguali a quelle gara. Il protocollo di accelerazioni e decelerazioni consisteva invece nell'esecuzione di sprint in linea e di sprint con cambi di direzione e di senso. Questa metodica, secondo alcuni autori, andrebbe combinata con le metodiche tradizionali dal momento che può produrre dei miglioramenti dei parametri di forza esplosiva. Allo stesso tempo, però, è bene sottolineare che se si effettua un allenamento solo con sprint in linea, il transfert sulle prove a navetta è basso e viceversa. Per quanto riguarda la strutturazione del volume dell'allenamento, venivano proposti tre esercizi al giorno che cambiavano ogni volta. Di questi tre esercizi, però, uno era sempre in linea, mentre gli altri due sempre con diverse modalità di cambi di direzione e di senso. L'analisi dei dati per quanto riguarda l'allenamento a prevalenza tradizionale conferma quanto osservato nei due studi precedenti. Gli esercizi balistici di jump e pesistica adattata, infatti, provocano un aumento statisticamente significativo della forza media e un conseguente aumento dell'altezza di salto. Questo miglioramento si verifica in entrambe le azioni, sia in quelle bipodaliche che in quelle monopodaliche. Il rendimento invece rimane invariato nel contromovimento bipodalico, mentre aumenta in maniera statisticamente significativo nel contromovimento monopodalico. Questo miglioramento potrebbe essere legato all'aumento delle azioni torsive e delle frenate monopodaliche. Le azioni di sprint invece non subiscono delle particolari variazioni. Per quanto riguarda l'allenamento di accelerazioni e decelerazioni invece, i valori di forza rimangono invariati, mentre si verifica un miglioramento statisticamente significativo sia dell'altezza di salto che del rendimento. E questo miglioramento significativo si evidenzia sia nel contromovimento bipodalico che in quello monopodalico. Nelle azioni di sprint, invece, si verifica un miglioramento statisticamente significativo solo nella prova a navetta, mentre la prova in linea non subisce delle vari alcune, al alcuna variazione. Per quanto riguarda il miglioramento dell'altezza di salto e del rendimento, detto francamente, non riesco a dare delle spiegazioni certe. Probabilmente le azioni di sprint mettono in gioco le stesse catene muscolari utilizzate nel salto e questo potrebbe aver provocato un miglioramento del rendimento
e conseguentemente un miglioramento dell'altezza di salto. Ma ripeto, è solo un'ipotesi. Sarebbe interessante ripetere questo studio oppure vedere se in letteratura ci sono degli altri studi in merito. Per quanto riguarda le prove di sprint, invece, il fatto che si sia ottenuto un miglioramento significativo solo nella prova navetta può essere dovuto a due motivi: ad un volume più ridotto degli sprint in linea, ma soprattutto, a mio avviso, al fatto che la prova su 30 metri in linea è di fatto una prova aspecifica per il gioco del calcio. Con il senno di poi, infatti, avrei dovuto senza dubbio diminuire la distanza. La cosa importante, però, che voglio sottolineare e che dà riscontro a quanto evidenziato in letteratura, è che effettivamente non si evidenzia alcun transfert tra il miglioramento della prova navetta e lo sprint in linea. Anche questi due gesti, infatti, sembrano simili, ma in realtà sono dei gesti che richiedono un patrimonio coordinativo tutto loro ed estremamente specifico. Infatti, il fatto che nel primo gruppo non si sia verificato un miglioramento negli sprint, nonostante un miglioramento di forza, mentre nel secondo gruppo, al contrario, si sia verificato un miglioramento nella prova navetta, nonostante la forza non sia cambiata, ci fa supporre che il miglioramento in questa prova sia dovuto principalmente ad un fattore coordinativo, legato soprattutto alla capacità di gestire meglio la frenata e il cambio di senso. Alla luce di quanto visto in questi studi, per ottenere un miglioramento di forza sono necessari esercizi dove sia presente uno stimolo balistico. L'allenamento su superfici instabili, invece, è vero che produce un miglioramento della coordinazione e conseguentemente un miglioramento dell'altezza di salto, ma potrebbe produrre anche un peggioramento dei livelli di forza e questo contrasta con gli obiettivi dell'allenamento. Spesso l'allenamento su superfici instabili viene confuso con l'allenamento funzionale. In realtà, però, le superfici instabili hanno ben poco di funzionale. Infatti, il disequilibrio è solo uno degli aspetti dell'allenamento funzionale e non l'unico, ma soprattutto anche il disequilibrio andrebbe ricercato con stimoli specifici. A mio avviso, pertanto, sarebbe più opportuno circoscrivere l'utilizzo delle superfici instabili alla fase riabilitativa e ricercare la stabilizzazione, quindi il disequilibrio, con frenate monopodaliche e arrivi in torsione. Il miglioramento dell'altezza di salto, inoltre, può essere legato non solo ad un miglioramento di forza, ma anche e soprattutto ad un miglioramento coordinativo. Allo stesso tempo, anche il miglioramento che si verifica nella prova di sprint navetta è legato prevalentemente ad un miglioramento coordinativo. Di conseguenza, possiamo affermare che forza e coordinazione sono un binomio inscindibile e vanno riferiti sempre ad un movimento specifico. È lo stesso discorso che possiamo fare in ambito metabolico. Infatti, spesso un miglioramento ottenuto in un qualsiasi test viene confuso con un miglioramento del massimo consumo d'ossigeno, quando invece il miglioramento è legato prettamente ad un miglioramento del costo energetico. In conclusione, quindi, a mio avviso, per essere funzionale alle esigenze di un calciatore, un allenamento deve prevedere degli stimoli balistici, sia bipodalici che monopodalici in fase di partenza, mentre la stabilizzazione deve essere ricercata con frenate monopodaliche e arrivi in torsione. A questi esercizi vanno integrati movimenti di accelerazioni e decelerazioni effettuati con diverse modalità di cambi di senso e di direzione. Le accelerazioni e decelerazioni, tuttavia, possono essere effettuate anche con l'ausilio di elastici, versapulley e TRX, che sono tutti strumenti utili al fine di creare una maggiore sollecitazione non solo nella fase di accelerazione, ma anche in quella di frenata e di cambio di senso. Anche le esercitazioni di pesistica adattata andrebbero effettuate non solo con movimenti verticali, ma soprattutto con spostamenti il più possibile vicini alle caratteristiche specifiche del gioco del calcio, e quindi spostamenti in avanti, in diagonale o indietro.
A tal proposito, il prossimo studio che presenterò riguarderà appunto un confronto tra un allenamento verticale e un allenamento orizzontale. L'allenamento verticale corrisponde praticamente all'allenamento a prevalenza tradizionale che abbiamo visto negli studi precedenti, mentre l'allenamento orizzontale consiste in esercizi di pesistica adattate, di jump, dove appunto lo stimolo è orizzontale e non verticale. Questi esercizi sono anche miscelati con accelerazioni e decelerazioni eseguiti con l'ausilio di queste strumentazioni, quindi di elastici, versapulley e TRX.